Ciao a tutti, oggi vedremo come struccare dei fori sul muro in due semplici modi. Con lo stucco in pasta o con il normale classico stucco in polvere. Qui abbiamo tre buchi, abbiamo tolto una classica mensola. In due buchi c'erano i fisher, li abbiamo lasciati e li abbiamo tagliati a filo muro. Qua invece, come potete vedere, il buco è molto profondo, quindi aggiungiamo un pezzo di carta. In questa maniera, stando attenti a non farlo fuoriuscire, in modo tale che lo stucco non cada. Inizieremo a stuccare con questo stucco in pasta già pronto. In teoria è uno stucco che chiude i buchi fino a 20 mm in una sola passata. Come potete vedere è già pronto. Ne prendiamo un goccio. Lo facciamo un po', lo mischiamo sulla spatola. Quindi questi tre buchi della mensola li stuccheremo tutti con lo stucco in pasta, mentre quelli sopra useremo lo stucco in polvere. Adesso faremo un po' di stucco in polvere. Wow! Non è Nutella, ma stucco. Aggiungiamo un po' di acqua alla volta, non dobbiamo lasciarlo molle, e lo mischiamo. Non deve cadere dalla spatola. Qua abbiamo usato lo stucco in pasta, adesso su questi altri tre usiamo lo stucco in polvere. Ehi, fermi tutti, e tu come stucchi i buchi in casa? Fammelo sapere nei commenti, magari è un metodo migliore. Come potete vedere, non basta una sola passata, anche con lo stucco in pasta. Vedete che comunque tende a calare, non copre bene il buco a filo muro. Uguale anche lo stucco in polvere. Ora, per velocizzare l'asciugatura della prima passata con lo stucco, userò il phon. Questo, per esempio, l'ho provato a mia moglie. No, scherzo, altrimenti non avrebbe più i capelli. Cercate di non stare troppo attaccati. Ehi, hai spennellato il bottone del mi piace. Ora abbiamo asciugato la prima passata con il phon. Vediamo come lo stucco in polvere si è calato di meno. Infatti, come potete vedere, è quasi uscito già con una passata. È anche abbastanza duro. Lo stucco in pasta è calato un po' di più. È un pochettino più molle. Diciamo, la differenza che possiamo notare ora che ha bisogno di molto più tempo per l'asciugatura lo stucco in pasta di quelli in polvere. Ora procediamo con la seconda passata. Passiamo alla seconda passata con lo stucco in polvere. Procediamo alla seconda passata con lo stucco in pasta.
Adesso abbiamo asciugato anche la seconda passata. Qua, dove abbiamo utilizzato lo stucco in pasta, non è proprio perfetto. Necessita ancora di una terza passata. Ora spostiamoci sullo stucco in polvere. Due passate ed è già perfetto. Quindi è a livello muro. Wow! Adesso prendiamo una carta vetrata grana 120-150 e dove abbiamo utilizzato lo stucco in polvere diamo una catteggiatina. Non si nota quasi più ed è perfetta. Mentre qua adesso proviamo con sempre con la carta vetrata. Che tocco col dito, va ancora un po' all'interno. Quindi servirà una terza passata qua, dove abbiamo utilizzato lo stucco in pasta. Ora con lo stucco in pasta diamo la terza passata. Ora qua abbiamo dato la terza passata, faremo asciugare bene ed è a posto. Quindi ricapitoliamo. Con lo stucco in polvere sono bastate due passate ed è uscito perfettamente. Con lo stucco in pasta invece servono tre passate in questo caso. Quindi ora tiriamo le conclusioni. Perché sì e perché no dei due stucchi che abbiamo utilizzato. Lo stucco in pasta, perché sì, perché è già pronto all'uso, quindi non dovrete fare fatica nel farlo. Perché no? Perché è molto più lento nella sugatura. Mentre perché sì, perché no lo stucco in polvere? Perché sì, perché è molto più rapido nella sugatura e anche secondo me la finitura finale è nettamente migliore. Perché no? Perché non è facile ottenere la consistenza migliore nel prepararlo. Infine voglio lasciarvi un trucco bonus. Una volta che avete stuccato e dovete quindi pitturare, per far sì che non ci siano problemi di assorbimento quando pitturate, carteggiate prima come vi ho fatto vedere e poi date una mano di isolante. In questo modo, quando pitturate, la parete uscirà tutta uniforme. Un'altra chicca che vi dico è che a breve rilascerò un video corso su come imbiancare case. Troverete il link in descrizione. Ci vediamo là. Ciao, alla prossima!